Grazie Silvia. Appena finito un'azione pittorica, siamo alle Grazie, alla Spezia. Dipinto con gli amici in pubblico il mare, bellissima la Liguria. Guarda, guarda quella, è una nave, è una delle barche, guarda. Beh. Acqua, acqua. Guarda i colori, qua gli amici, i colori, i colori. Eccoli. Colori. Ecco Silvia, ma ora guardami qua. Le opere d'arte protestano. Di Campobello Delicata, provincia di Agrigento, protestano perché sono state trascurate. È una vergogna ciò che hanno fatto le amministrazioni. Non è possibile. Le opere d'arte piove, è piovuto ieri, ora c'è un tempo qui in Liguria, alla Spezia, ma pensavo che ha piovuto tanto, tanto a Campobello Delicata, e il nostro murales dell'Iliade, che era in perfetto stato, ma anche qualche divertimento, distrazione, qualche sciagurata fionda con una pietra ha ferito la superficie del murale ceramico, e lì si infiltra l'acqua e fa danno. Per anni è stato benissimo il murale dell'Iliade, ma ho parlato inutilmente con amministratori che, non lo so, erano distratti forse, ma ora bisogna salvare quell'opera d'arte, e la gente sta zitta, non fanno, la gente deve salvare le opere, se chiamano Campobello città d'arte, ma fate qualcosa per difenderla, e anche al sindaco di ora, che saluto per piacere, occupatevi di salvare l'Iliade, murare ceramico che è stato danneggiato da poco e ha vissuto bene per anni. Siamo in Liguria, acqua qui, acqua là, ma acqua anche dentro dell'Iliade che si danneggia. Svegliatevi, ciao Pao.